L'orchestra siamo di quante nazioni siamo noi? Siamo 11 nazioni diverse. Marocco, Albania, Burkina Faso, Cuba, Serbia, Ucraina, Peru, Italia. Vabbè, Italia sarebbe Sonia, il paese straniero. Sonia. Sonia. Estonia. Sonia, sì. La via è molto etnica, no? Sì, che ci sono un sacco di stranieri, no? Anche attori, musicisti. Lui ha pensato, no, di mettere quella l'orchestra, ti sto parlando di 2006, che lui ha avuto quella idea e poi ha coinvolto artisti, eravamo d'accordo con quella idea. Il progetto è partito così, no? Che noi siamo anche felici, fra l'altro, perché siamo stranieri, sapete anche voi che siete nati qua, come parlano qua stranieri. Ma invece non è tutti stranieri che siamo delinquenti, vagabondi, no? Ubriachi per strada, no? Dopo tanti anni di esperienza, noi siamo felici anche che siamo conosciuti fra di noi altre etnie che conoscono altre etnie, musica di altre persone. No? Incontrarsi non è facile, soprattutto tra delle persone che appartengono a delle regioni diverse, che hanno delle lingue diverse, anche la musica stessa è diversa, però mi sono reso conto che veramente la musica ha un grosso ruolo per unire tutte le etnie. La mia vita è stata influenzata al 100% della musica, è stata quella che mi ha portato a destra, a sinistra, finché il giorno di oggi mi trovo in via Padova, dove viviamo tutti insieme e facciamo tutto insieme. Qualsiasi cosa che ti viene in mente, dove? Ti viene? Niente, sul mio riguarda l'orchestra. Parigi. Vai. Cosa? Sì, vai. In qualsiasi cosa. Raccontala perché a Parigi, dove? Spero che mi chiameranno a lavorare a Parigi. Ah, ok. Quindi è una persona l'orchestra che vuole andare avanti con la musica, però vuole anche diciamo provare altre culture, altre cose all'estero, e che, allora, questo è comunque bello. Sì, io non voglio la provare musica. Niente, io ho delle radici molto ben fondate in Francia e spero che concludendo il dottorato lavorerò anche in Francia. Non voglio provare niente, voglio solo lavorare. Sì.
A parte l'orchestra di Via Padova, anche ciascuno che ha il suo progetto, no? Ciascuno si auguro anche domani, a parte senza l'orchestra che ma sia bene. Fuori, ma no? A qualche parte, come dove, a qualche parte, non so, per lavorare, no? Ma Cristina, sei un traditore. No, per carità, sei un traditore. È stato un puro caso, una fortuna e sono contento che è capitato a me, perché Cristina è l'altra violinista del gruppo. Una sera aveva bisogno di essere sostituita, il capogruppo è rimasto molto contento e da lì ha deciso di aggiungere un violino in più al gruppo ed è stata una decisione molto saggia. È bello creare le cose insieme, no? Però bisogna anche pensare a te stesso, perché comunque ognuno di noi che siamo qui ha un suo progetto, qualcosa delle sue interessi. Sì, il suo contratto e calabrese, quindi straniero.